del Patto Civico, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle hanno depositato ieri l'altro all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale una richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto di autonomia sui fatti economici, buongiorno assessore, buongiorno. Sui fatti economici che riguardano la gestione dell'azienda lombarda per l'edilizia residenziale di Milano. Ma a noi interessa qualcosa di più, interessa comprendere come sia stato possibile. La situazione che è stata riscritta il 30 luglio del 2013 da Maroni non è una situazione fisiologica per un'azienda, rappresenta il fatto che qualcosa non ha funzionato ed è qualcosa di assolutamente importante nelle scelte che per la gestione di un'azienda così significativa sono state poste in essere. Vogliamo capire come si è arrivati a un buco del genere, come è possibile che si siano prodotti questi risultati. Siccome non arriva nessuna risposta, non si parte con la riforma della legge 27 per dare risposte vere ai cittadini che abitano in case popolari, chiediamo questa commissione d'inchiesta per smuovere le acque, per dare delle risposte, per andare fino in fondo. Io penso che questo sia il dovere delle opposizioni in consiglio regionale. Penso che sia interesse anche loro di Maroni, visto che aveva posto il tema pubblicamente in consiglio regionale, di approfondire, di fare chiarezza. Non vedo perché debbano temere un'iniziativa di questo genere in cui sono rappresentati anche loro. Fare chiarezza, andare fino in fondo e dare i dati chiari, fare un'operazione di trasparenza, penso sia interesse di tutte le forze politiche. Oggi siamo qui per parlare di una commissione d'inchiesta. Noi siamo perfettamente d'accordo. Commissione d'inchiesta si vuole, si faccia. Noi non abbiamo nulla e, come è stato, ho sentito dire, non abbiamo code di paglia, perché noi siamo, come dire, nuovi. Noi siamo arrivati da poco. Noi questa situazione ce la ritroviamo.